Amici miei, buona domenica, cari concittadini. Di che cosa vi voglio parlare oggi? Di qualcosa di assolutamente positivo che succede nella nostra città e che io vi voglio raccontare, anche se voi avrete la possibilità di vedere e consultare le cose che vi sto per dire su TRC e sui video e sulle corrispondenze registrate radiofoniche di TRC. Sono stato a visitare uno stabilimento industriale importante della nostra città, ignoto ai più, che si chiama Cerichem. Ci sono stato mercoledì e appena la redazione della radio che mi ospita avrà ultimato, ma credo che forse mentre io parlo siano già in rete questi filmati, potrete seguire il servizio video registrato che è stato realizzato appunto dalla nostra cara TRC. Visita alla Cerichem, zona industriale di Cerignola, stabilimento, attività imprenditoriale, il cui patron è un illustre nostro concittadino Gino Cagliaffa. Sono andato alla Cerichem per capire che cosa fa la Cerichem e ho trovato uno stabilimento francamente molto bello, anche dal punto di vista estetico, molto curato negli ambienti interni, quelli diciamo comuni a cui è possibile accedere anche da parte del pubblico, della clientela. E poi il signor Cagliaffa mi ha fatto visitare anche la parte scientifica e di ricerca, perché dovete sapere che questo nostro concittadino imprenditore ha creduto in un progetto, lo ha sostenuto con le sue qualità professionali. Vi invito, ripeto, a vedere il servizio che sicuramente è in rete da parte di TRC. E si è inventata questa attività imprenditoriale, cioè la preparazione di tutta una serie di prodotti, diciamo per capirci prodotti di igiene, che però non sono destinati al bagno di casa mia o di casa vostra, non sono destinati all'uso quotidiano, ma per la loro alta qualità scientifica e alta qualità batteriologica, sono destinati a studi dentistici, a studi medici, a strutture ospedaliere, a cliniche, cioè prodotti di altissima qualità che si utilizzano per esempio per sterilizzare i ferri della sala operatoria. Il mio amico Gino mi ha fatto vedere per esempio quello che agli occhi miei e agli occhi vostri, credetemi, sarebbe sembrato un normalissimo sapone da usare per lavarsi le mani nel bagno o nella cucina di casa, mentre in realtà quello è un prodotto di altissima qualità che è destinato a lavare le mani, a pulire le mani, a detergere le mani, ma le mani dei chirurghi prima di entrare in sala operatoria. Quindi questa è la tipologia del prodotto. La Cerichem ha avuto dei grandissimi successi commerciali e anche un grande risalto nazionale. Perché? Perché nel selezionare questi prodotti è riuscita a creare in laboratorio un prodotto che addirittura può essere utilizzato anche in presenza di rischi di attentati batteriologici, attentati terroristici batteriologici, cioè praticamente è una sorta di antidoto anche alla antrace, che è uno dei prodotti chimici più pericolosi se utilizzati appunto per queste finalità di carattere terroristico. Aggiungo che un altro aspetto che mi ha molto affascinato di questa realtà imprenditoriale di Cerignola è il fatto che lo staff scientifico, ma devo dire anche lo staff amministrativo,
è composto da numerosi giovani, una squadra, un team di un paio di decine di persone, se non ho contato male, la cui età media è fra i 30 e i 40 anni. Io mi sono sentito francamente molto anziano, però sono tutte persone che lavorano a questa realtà. Ve la racconto non perché la Ceryl Mellcam abbia bisogno di pubblicità, perché fra l'altro né io né voi possiamo, abbiamo utilità a comprare questi prodotti, vi ho detto a che cosa sono destinati. La cosa bella è che questo stabilimento di eccellenza nazionale, e che presto anche sarà di interesse internazionale, sorge a Cerignola, impegna cittadini di Cerignola ed è frutto dell'attività imprenditoriale di un cerignolano. Mi torna in mente una cosa che avevo pensato già in campagna elettorale, che dobbiamo assolutamente realizzare, è quella di premiare, avere un'occasione per premiare i cittadini di Cerignola che si siano illustrati in questa attività. Stavo in zona industriale. Che poteva fare il sindaco Mette in zona industriale dopo aver salutato Gino Cagliaffa? Ovviamente una visita al centro di cottura della Ladisa. E allora anche qui vi devo invitare a consultare la videoregistrazione realizzata dalla emittente TRC. Non l'intervista al sindaco, che pure non credo che abbia detto cose strambe, non l'intervista all'assessore alla scuola, alle attività scolastiche, alla cultura, Giuliana Colucci, ma cominciate, se vi capita, dalla intervista rilasciata a Gino Sorbo dal responsabile della Ladisa a Cerignola, e per la verità, oltre che a Cerignola, in un'altra grande parte della regione. Domanda precisa, prima domanda ovviamente del giornalista: il centro di cottura della società Ladisa, oggi in zona industriale, resterà qua o sarà trasferito? Risposta del responsabile della Ladisa: il centro di cottura sarà trasferito non appena avremo ultimato le procedure che ci autorizzino a lasciare quel centro di cottura e a trasferirci, ha detto lui, nel nuovo centro di cottura. Allora, voglio dire a qualche mente gracile che ancora legge gli scritti di Michele Cirulli e crede a quello che legge, vorrei dire a queste persone di consultare questa intervista, che ovviamente non è artefatta e manipolata in nessuna maniera, e a prendere atto, se la mente, oltre che gracile, è anche intellettualmente onesta, di quello che dice il responsabile della Ladisa. Noi trasferiremo questo centro di cottura, da dove noi siamo andati a fare la visita, in un altro sito. Che cosa ci vuole? Spiego a qualche consigliere comunale un pochettino confuso che non si tratta della cucina di casa mia, dove pigli dei pignatti, portano tavanna e la cucina l'hai trasferita a un'altra parte. Si tratta di un centro di cottura, per entrare nel quale abbiamo indossato i camici bianchi, le mascherine, le cuffie, le scarpe erano sigillate in un contenitore tipo quelli che usano i chirurghi nelle sale operatorie. Quindi non si tratta di mettere a bollire il latte su un altro fuoco della stessa cucina, si tratta di organizzare un centro di cottura diverso, che richiede tutta una serie di autorizzazioni. Allora, se qualche scienziato che ottiene le autorizzazioni sanitarie, eccetera, in 24 minuti, alzi la mano, che noi gli faremo una statua a cavallo possibilmente, mentre invece, se non ci sono questi scienziati,
devono prendere atto che ci vuole del tempo. È il tempo giusto, necessario. Dice, ma nel frattempo vi do altre due informazioni. Uno, che quello che si produce in quel centro di cottura è di qualità eccezionale. Anche qui, se vi vedete il filmato, constaterete che io non è che ho assaggiato, io ho mangiato proprio, perché dopo aver assaggiato il riso con le lenticchie, a me è piaciuto tanto, fra l'altro io è una delle cose che prediligo, riso e lenticchie, e mi sono mangiato tutto il piatto ed era di qualità eccezionale, eccellente. Secondo, c'era là il petto di pollo panato, con gli occhi miei ho visto come lo panavano, e non era fritto, attenzione, ma era infornato e quindi cucinato al forno per evitare le alte temperature che bisogna far raggiungere quando si frigge una cosa, che dovrebbe essere un consiglio. Il fritto è buono, io non ci resisto, ma come insegnano tutti quanti gli esperti in materia, potrebbe in eccesso fare male. Allora la disa hanno cucinato nel forno e io ho visto queste fettine panate entrare nel forno, prima lavorate da una gentile signora, da più signore che stavano lì lavorando, sono state sfornate, ne abbiamo assaggiate, di qualità assolutamente, assolutamente importante, veramente niente da eccepire. E credo che il fatto che non ci sia niente da eccepire sia una opinione diffusa, perché noi giriamo anche per le scuole, abbiamo amici, amiche, conoscenti che hanno i bambini a scuola, chiediamo qual è la qualità del cibo che viene somministrato e la risposta è stata positiva da parte di tutti. Tra l'altro, prima di assaggiare, ho visto le celle frigorifere, separate ciascuna per prodotto che deve contenere, quindi senza nessuna commistione. Ho apprezzato un livello di pulizia assoluto, una cucina deve essere pulita, lì stiamo parlando di un livello di pulizia assolutamente eccelso. D'altra parte, lo dico a qualche mentecatto, è ovvio che i centri di cottura, la disa o non la disa, siano oggetto di controllo, di verifiche, di sorveglianza da parte di tutte le autorità sanitarie e anche non sanitarie. I NAS vanno frequentemente a fare visita a questi centri di cottura, quindi anche a quello della la disa, ed è un'ulteriore garanzia. Ma detto che il sindaco è un pochettino curioso, il sindaco è andato a vedere anche nella dispensa della Ladisa quali fossero le marche dei prodotti utilizzati. Per esempio, io ero curioso di capire quale pasta venisse utilizzata per confezionare i primi piatti e ho visto confezioni di pasta riscossa o di pasta la Molisana. Sono marchi importanti che trovo nella cucina di casa mia, nelle cucine delle case nostre, e quindi sono questa tipologia di prodotto che viene utilizzato. Anche da questo punto di vista io sono stato assolutamente soddisfatto, così come ho avuto la curiosità di vedere quale fosse l'olio utilizzato. Olio di oliva De Santis, ogni garanzia, perché mi ricordo benissimo che prima delle feste di Natale, poi a Natale qualcuno mi ha regalato olio fatto, diciamo, direttamente in casa e sto usando quello, ma prima usavo appunto a casa mia l'olio De Santis. Quindi una visita che ci ha dato la massima soddisfazione, dico ci ha dato, intendendo non l'amministrazione, ma le persone di buon senso che ragionano, che non hanno portato il cervello in fitto a Gerardo Bevilacqua, che è uno che fitti il cervello a Gerardo Bevilacqua, sinceramente, è da curare, e da curare da un medico molto bravo, ci vuole addirittura un premio Nobel.
Ultima notizia sulla Disa, semplicissimamente questa, che proprio con un SMS che ho ricevuto giovedì mattina, la dottoressa Dettori, che ha curato il bando della, lei la chiama ristorazione perché parla bene, è tutta precisa, io la chiamo mensa, così ci capiamo, ha curato il bando della mensa. Il bando della mensa sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il giorno 20 gennaio. Il giorno 22 gennaio sarà pubblicato il bando della mensa, della gara per aggiudicare il servizio mensa, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, quindi prima quella europea, il 20 gennaio. 20 gennaio è lunedì, no? C'è qualcuno che vuole misurare la pubblicazione di bandi a minuti e a secondi, è lunedì, domani. E il 22 la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sul sito del Comune. Dopodiché saranno aperte queste procedure, essendo gara europea, le proposte per aggiudicarsi il servizio potranno pervenire all'amministrazione entro 2 mesi, bisogna dare 60 giorni di tempo, dopodiché la commissione che sarà nominata dopo questi 2 mesi aggiudicherà il bando della mensa, lo aggiudicherà per 5 anni, 5 anni significa che l'anno prossimo abbiamo tutto il tempo che stiamo dedicando alla mensa, lo potremo dedicare a un altro problema, perché questo problema è definitivamente risolto. Tutte le scuole potranno programmare il tempo pieno con l'assoluto anticipo, perché sanno che matematicamente comincerà il 1° ottobre per i prossimi 5 anni il servizio della mensa. Nessun dipendente della Ladisa perderà il posto. Perché o vinca la Disa o vinca un'altra eventuale società che parteciperà, state sicuri che nel bando c'è la clausola di salvaguardia, cioè tutti i dipendenti verranno riassunti e anche questa gente che fino a oggi campava di proroghe 2 mesi, 3 mesi e atteneva sempre il proprio destino appeso a un filo, potranno per 5 anni essere tranquilli perché saranno ovviamente 5 anni di seguito, durante i quali, salvo terremoti, loro potranno svolgere la loro attività regolarmente. Le famiglie sapranno che il servizio di scuola a tempo pieno comincerà il 1° ottobre e finirà alla fine, alla conclusione delle lezioni, e il centro di cottura, come espressamente previsto nel bando che abbiamo fatto noi e che non avevamo bisogno di nessun suggerimento per prevedere questa cosa, il centro di cottura non sarà in zona industriale, sarà altrove. Si è fatto tanto spiritosaggine su questo fatto della zona industriale. La zona industriale di Genio è perfettamente salubre in questo momento perché l'ingegneritore che lo inquinava è stato chiuso grazie alla cicogna, quando la cicogna è ancora opposizione. Ciò nonostante è volontà del sindaco e dell'amministrazione che i centri di cottura non stiano in una zona dove possono essere ospitate attività teoricamente, labilmente, ipoteticamente in contrasto. Per cui noi, per metterci a posto, il centro di cottura sarà trasferito a tutt'altra sede nella città di Cerignolo, sperando che il posto prescelto poi non sia più inquinato di quello che non è inquinato in zona industriale, ma questo è tutto un altro discorso. Tutto questo è già in itinere e ovviamente se voi date alle persone che amministrano il tempo di fare, noi realizziamo queste cose. Così come, ed è l'ultima cosa che voglio dirvi, abbiamo finalmente la possibilità di far partire il servizio degli asili nido comunali. Questo servizio non era in esecuzione. Noi abbiamo bandito come amministrazione facente parte dell'ambito istituzionale la gara per l'aggiudicazione della gestione dei due asili nido comunali, quello di Torricelli e
è quello di via Tagliamento, 30 posti in uno, 30 posti nell'altro asilo, asili di carattere comunale. Non è un servizio che era in corso, è un servizio che inauguriamo noi, che facciamo partire noi. Anche questo era una priorità, è una priorità. Abbiamo dovuto trovare i soldi, bandire la gara si è conclusa giovedì scorso col deposito delle offerte, adesso la dobbiamo aggiudicare ai migliori offerenti, la dobbiamo non noi, amministrazione, amministrazione non ha bocca, non mette bocca nelle gare, i funzionari, i dirigenti, coloro che sono il potere, come dire, esecutivo, noi diamo soltanto gli indirizzi. E quindi a Cerignola avremo 60 posti in due asili comunali, così come avremo la possibilità di dare i buoni di conciliazione che aiutano le famiglie più bisognose a iscrivere, a usufruire dei servizi per i minori di età più tenera. Tutto questo l'abbiamo fatto noi, non l'hanno fatto, non l'ha fatto nessun altro. Quindi, come vedete, le chiacchiere stanno a zero, l'amministrazione, fatti e non parole. Veramente l'ultima cosa che vi voglio dire, abbiamo proprio in questa settimana fatto un punto dell'attività di derattizzazione della nostra città da parte della ditta che noi abbiamo interpellato, posso dire con parola brutta, assoldato, abbiamo richiesto i loro servizi. La situazione è assolutamente positiva, non abbiamo ancora finito, abbiamo esaurito la parte, come dire, di impatto. Io parlavo proprio nei giorni scorsi con l'assessore all'ambiente Leonetti, che è l'artefice di questa operazione di derattizzazione. E adesso viene la fase del mantenimento per essere pronti l'estate prossima a scongiurare ogni tipo di invasione di ratti. E allora, quando arriveremo a giugno dell'anno prossimo, cioè al compleanno dell'amministrazione, noi rispetto al problema dei ratti vi potremo dare il nostro resoconto finale. Siamo stati eletti in una città che era impestata dai topi. Dopo un anno di tempo noi avremo una città che da questo fenomeno non sarà più interessata se non per questioni molto marginali. Voglio dire anche che la stessa ditta che sta operando la derattizzazione sta dando una grossa mano ai nostri concittadini per quanto riguarda il problema della infestazione da blatte. Questa società, anche a richiesta dei privati, interviene nelle case private per disinfestare, così come stiamo preparando, perché bisogna prepararsi per tempo, un progetto di disinfestazione della città per limitare nella prossima estate il fenomeno delle zanzare e in genere degli insetti. Allora voglio spiegare a qualche mentecatto. Io non ho i poteri magici che faccio scomparire le zanzare o le blatte o i topi perché magari suono il mio piffero e i topi se ne vengono appresso come nella favola. Abbiamo bisogno di fare il lavoro, di trovare i soldi, di fare gli atti amministrativi, di affidare gli incarichi e di portare gli incarichi a conclusione. Quindi il bilancio poi si fa alla fine di questo percorso e io sono sicuro che il bilancio nostro sarà assolutamente e totalmente positivo. Grazie, buona continuazione di domenica, occhio vivo, l'estate va buona.